I Capineri, Santini, Vecchi, Bargelli, Toccafondi. Via la partita con il Porta Romana che deve appunto, come abbiamo detto, fare a meno di giocatori importanti. Serafini, il suo cross a cambiare gioco dalla parte opposta dove è Nicola Bravo a scodellare questo pallone al centro per Pallanti che fa da sponda verso un compagno. Poi arriva il sinistro interessante di Giglioni. Tanto Dongarà gira benissimo verso Pallanti che va in pressing su Micinesi. Attenzione a Micinesi che commette un errore gravissimo. Lascia libero il campo a Pallanti. Palla dentro per Dongarà al sinistro. Ed è un gol stupendo quello del Chiusi. Subito in vantaggio il Chiusi al nono minuto. Clamoroso l'errore di Micinesi che ha liberato Pallanti. Bravissimo a mettere il pallone al centro. Dove è arrivato con un gran sinistro Piero Dongarà. La palla per Dongarà. Ancora un dribbling di Vincente. Il sinistro Dongarà. La palla in rete. Passa fra mille gambe, doppietta di Piero Dongarà, 14° minuto di gioco, ancora colpevole la difesa del Porta Romana, ma ha pescato ancora una volta il coniglio dal cilindro, il capitano del Chiusi Piero Dongarà con questo sinistro millimetrico. Alla battuta Fossati prova adesso a reagire un po' la squadra di Alessio Emiliani che sta occupando la metà campo senese. Battuta verso Bargelli, bravo Bargelli, già sul secondo palo, il colpo di testa di Santini e il palo pieno. Il palo pieno al 20° minuto di gioco, Porta Romana vicinissima, gol dell'1-2, poi la battuta da fuori di Capineri. Ecco il destro di Fossati a rientrare, il colpo di testa di Poma, palla ancora lì, ancora un altro palo per il Porta Romana, stavolta era Bargelli. Tocco verso Capineri, tacco verso Micinesi, siamo in area di rigore, il destro di Micinesi, la palla per il sinistro, di Toccafondi, la grande parata di Strucheli. Apre a sinistra verso Bargelli, attenzione ai dribbling di Bargelli che entra in area di rigore, il suo sinistro e la palla sull'esterno della rete. Uno dei nomi nuovi dell'eccellenza di quest'anno, Cerioli che l'anno scorso l'eccellenza non ha praticamente mai fatto. Intanto palla dentro per Nicola, entra in area di rigore, Nicola il suo destro, la palla che rimane lì e poi la rete del Chiusi con Giustini, il 3-0 del Chiusi su colossale dormita della difesa del Porta Romana. Arriva adesso il duplice fischio di Luca Cerioli che sancisce la fine della prima frazione. Porta Romana 0, Chiusi 3, la linea che può tornare alla regia, ci sentiamo per la ripresa. Uscita di Toccafondi e Fossati, quindi fuori un centrocampista, dentro un attaccante, fuori un centrocampista e dentro un difensore, quindi rivoluziona un po' la squadra Alessio Emiliani, tanto Pallanti. Gestisce bene il pallone, poi prova il sinistro in area di rigore per Bastianelli che in tuffo di testa cerca l'incornata. Contropiede intanto del Chiusi con Dongarà, velocissimo, va a attaccare Lovari, l'uno contro uno. Il sinistro di Dongarà che cercava il pallonetto, ancora una interessante giocata del capitano del Chiusi. Tanto Bastianelli prolunga verso Nicola che prova il destro ed è un gol strepitoso quello di Col Nicola. Un gol bellissimo al 20° minuto di gioco della ripresa, 4-0, un gol davvero stupendo quello di Nicola. Trova un'altra domenica infelice dopo la sconfitta pesante di domenica scorsa a Montevarchi, di nuovo 4 gol subiti per la squadra arancionera che ha evidenti problemi difensivi. Tanto Pallanti prova a calciare verso la porta, l'errore di Morandi e arriva il gol di Pallanti al 45° minuto di gioco. Ultimo assalto del Porta Romana che mette il pallone in calcio d'angolo, ma non ci sarà tempo. Finisce qui 5-0, doppietta di Dongarà, gol di Giustini, gol di Nicola e gol di Pallanti a suggerire la vittoria della squadra di Andrea Laurenzi.